è già presto, nonostante abbia un combattimento sulle spalle, quello di prima è già presto, è vero, e utilizza la sua forza più grande di tutto il universo. Ciao, Gianni. Senti, è questo il colpo, le scintille, guarda come attacca Lucius. Lucius è prestissimo, ha fatto il fatto che è appena entrato. Sulla difensiva ha già parato tre colpi di fila, ma Ulrich lo affronta a viso aperto e dal resto rimane anche un po' pesantito da quella corazza. Ha ragione, è vero John, questa corazza sicuramente lo appesantisce anche se sembra molto agile. Ci sarà fatto una bella sudata invece. Probabilmente sì. Attenzione, si studiano, eccoli, uno contro l'altro, la riparte la lama, riparte la spada, tiro destra e calcio in pancia, sì, bellissimo, attenzione a Re, eccoli, ma secondo te fa più paura la spada o giusto? Secondo me fa più paura di lui. Perché urlano parecchio. Sì, l'urlo dell'Occidente, caro John. È quello che urla di più vince di solito. Esatto, come nella vita. Chi urla più ha sempre ragione. Può darsi che sia per l'abito a volte. Molto più. Pare che abbia un alito importante. D'altra parte anche io al mattino mi attento a me. È vero. Confermo John, l'ultima volta che abbiamo dormito assieme. Posso confermarlo, che è una cosa importante. Eccoli, continua il combattimento. Ulrich incalzato, molto incalzato. Non me lo sarei aspettato. Incalzatissimo direi. Attenzione a Re che là dietro sta sudando. Molto. Te credo. Anche noi, caro John, qui dalla nostra postazione stiamo sudando, ci stiamo... Vabbè, ma noi siamo alti, prima che ci becchino. È vero, Lui invece sta proprio là dietro. Sì. Attenzione, guarda come si studiano, guarda giornata la ferocia. Possiamo sentire, comodo. Forza pubblico, perfetto. Sì. Anche lì ragazzi, forza. Vivo o morto? Vivo o morto? Vivo o morto?